Questo canto quindicesimo è occupato interamente dal passaggio dal girone degli invidiosi al successivo, quello degli iracondi. Ed è stato definito dai critici, Croce e Crociani soprattutto, come canto didascalico e pertanto considerato meno bello. Alla fine del suo commento il Sermonti dice: che fosse meno bello degli altri, come molta dantistica ha decretato, francamente non ho avuto tempo di accorgermene. Vediamo. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della spera che sempre a guisa di fanciullo scherza, leggo dall'introduzione di Umberto Bosco. Grandi sforzi di dottrina astronomica e di sottigliezza ermeneutica si sono fatti in ogni tempo per spiegare questo verso. Qualcuno, ed è più agguerriti, Vandelli, addirittura dichiarato di rinunciare a capire. Sempre secondo Bosco, il poeta paragona il sole a un ragazzo che gioca rimpiattino, scomparendo da una parte per riapparire dalla parte opposta, nascondendosi dietro le nuvole per far capolino subito dopo. È così semplice. Comunque questa terzina e la successiva significano: quanto percorre la sfera del sole tra il principio del dì, le 6 del mattino, e la fine dell'ora terza, le 9, ovvero 3 ore, altrettanto pareva essere rimasto per arrivare alla sera, ovvero 3 ore. Quindi erano le 3 del pomeriggio, cioè l'inizio del vespero là in purgatorio, mentre qui in Italia era mezzanotte. Tanto pareva già in ver la sera essere al sol del suo corso rimaso. Vespero là e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferien per mezzo il naso, di fronte in pieno volto, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo in ver l'occaso, verso occidente dove il sole tramonta, quando io sentì a me gravar la fronte la vista, a per lo splendore assai più che di prima, e stupor m'erano le cose non conte, non conosciute, cioè Dante si stupisce per questo eccesso di luce che lo abbaglia. Ond'io levai le mani in ver la cima delle mie ciglia e fecimi il solecchio che del soverchio visibile lima. Deliziosa la spiegazione del Vuti. Solecchio è diminutivo del sole, piccolo sole, e questo è fare lo sole, che è splendore grandissimo, sicché la vista non può sostenere, sì piccolo che la vista lo sostenga. Chiuse le virgolette. Insomma, Dante si è messo le mani davanti agli occhi per ridurre, limare l'eccesso di luce. Ora Dante descrive il fenomeno ottico della riflessione della luce, con l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione che sono identici. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio pari a quel che scende, e tanto si diparte dal cader della pietra, dalla perpendicolare, in igual tratta, sì come mostra esperienza e arte, l'arte che si chiama perspettiva, come Dante scrive nel Convivio, ma è notevole che oltre all'arte, ovvero la conoscenza scientifica, Dante metta anche, anzi la mette per prima, l'esperienza, perché questa verità può essere dimostrata con un esperimento. Così mi parve da luce rifratta, riflessa, quivi dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la mia vista fu ratta. La mia vista fu pronta a sottrarsi a questa luce troppo intensa. Da dove proviene questa luce? Dall'angelo che deve togliergli la P, come verrà spiegato fra un po'. Ma allora perché fare tutto questo discorso sulla luce riflessa? Qui le spiegazioni sono due. Fin dagli antichi si è pensato che si tratti della luce divina che si riflette sul volto dell'angelo. La Chiavacci
ma non è l'unica, sostiene invece che la luce dell'angelo si riflette sul pavimento perché viene dal basso. Che è quel dolce padre, a che non posso schermarlo viso tanto che mi vaglia, dissi io, e pare inver noi esser mosso? Non ti maravigliar, s'ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, gli esseri celesti, cioè gli angeli, a me rispose. Messo è che viene ad invitar consaglia, salga. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto quanto natura a sentirti dispose. Leggo dal Sapegno. Ti sarà diletto tanto quanto la tua natura umana è capace di sentire, il maggior diletto, cioè consentito nei limiti delle possibilità naturali dell'uomo. Idem la Chiavacci. Il diletto sarà limitato soltanto dalle capacità naturali. Io contesto questa interpretazione, che è quella tradizionale. Più volte, e non solo nella commedia, Dante dice che è la natura dell'uomo che lo porta a vedere Dio. Lo dice per esempio Beatrice nel primo canto del Paradiso, quando Dante si meraviglia perché sente che sta salendo. Non devi meravigliarti perché questa è la tua natura. Dovresti meravigliarti se privo di impedimento non salissi. Sono gli impedimenti che trattengono l'uomo giù, contro la sua natura. Secondo me è a questo che si riferisce Dante in questa terzina, e il verbo dispose mi sembra confermarlo. La natura ti ha disposto a vedere queste cose. Non è la natura che limita l'uomo. Poi giunti fummo, dopo che fummo giunti, all'angel benedetto, con lieta voce disse: Entrate quinci, ad un scaleo vie men che gli altri eretto, meno ripido degli altri. Noi montavam, già partiti di linci, di lì, e beati misericordes fu cantato retro, dietro a noi, cioè dagli invidiosi. E godi tu che vinci. A differenza del Beati Misericordes, con cui inizia la quinta beatitudine del discorso della montagna, queste seconde parole non hanno riscontro nella scrittura. Molti hanno pensato che sia ispirata alla frase conclusiva delle beatitudini, gaudete ed exultate. Interessante l'ipotesi del grande dantista e teologo Bruno Nardi, che pensa a un inno immaginato da Dante rivolto a Cristo, perché è Cristo colui che vince, che regna, che impera. E se fosse rivolto a Dante? Chi canta non è ancora purificato dall'invidia, ma Dante sì. Lo mio maestro e io soli amendue suso andavamo, e io pensai, andando, prode acquistar, trarre vantaggio nelle parole sue, e drizzami a lui sì dimandando. Che volse dir lo spirito di Romagna e di Vieto e consorte menzionando? Dante non ha compreso la frase di Guido del Duca che diceva: O gente umana, perché pone il cuore l'ave mestier di consorte di vieto? Perché egli a me, di sua maggior magagna, del suo vizio maggiore, l'invidia, conosce il danno, e però non s'ammiri, non ci si meravigli, se ne riprende perché men si piagna. Se lo deplora affinché siano in meno a doverlo poi piangere in purgatorio. Perché s'appuntano i vostri disiri dove per compagnia parte si scema, invidia muove il mantaco a sospiri. L'invidia muove il mantice, cioè il petto, a sospirare, perché i vostri desideri s'appuntano, si indirizzano verso quei beni dove, per compagnia, cioè se altri partecipano al possesso, la parte che tocca a ciascuno diminuisce. Ma se l'amor della spera suprema, la Chiavacci scrive l'empireo il più alto dei cieli dove risiede Dio. No. A parte il fatto che tecnicamente non è corretto perché l'empireo non è una sfera,
la spera suprema è il primo mobile, quello che mi disturba è questa aggiunta, Dante non lo dice, che fanno tanti, e cioè che l'empireo è il luogo in cui risiede Dio. Questo non corrisponde minimamente al pensiero di Dante, che non ha mai detto che Dio risiede da qualche parte. Ricordate, penso, il non circoscritto del suo Padre Nostro. Questo corrisponde all'idea antropomorfica che hanno loro di Dio. Se l'amore per i cieli, il soprannaturale, anche per Dio, ma non perché risiede lì, torcesse in suso, in alto, verso i beni spirituali, il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quell'anatema, non avreste nel cuore quel timore di vedere diminuita la parte di bene che vi spetta. Che per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di caritate arde in quel chiostro, in quella comunità. E tutti intendono la comunità dei beati che si trovano in paradiso, nell'empireo. Secondo me non è così, ma tornerò sull'argomento. Io son d'esser contento più digiuno, disio, che se mi fossi pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno, perché ora ho un dubbio maggiore, come esser puote, con ben, distributo in più posseditor, faccia più ricchi di sé, che se da pochi è posseduto. Ed egli a me, però che tu rificchi la mente pure alle cose terrene di vera luce, tenebre, di spicchi, raccogli. Quello infinito e ineffabile bene che lassù è Dio. Adesso direte, ecco che lo dice anche Dante. Non è così. Lo vedremo in paradiso quando esporrà la sua idea di Dio. Quello infinito e ineffabile bene che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Scrive il Sapegno che secondo la fisica del tempo la luce si dirige solo ai corpi lucidi, chiusa le virgolette. Non dubito che sia ciò che asseriva la fisica del tempo, ma non è quello che pensava Dante, che anche nel campo della fisica aveva le sue idee. È un concetto che Dante aveva già espresso nel Convivio, dove non parla di corpi lucidi. Scrive che il sole manda i suoi raggi ovunque, ma vi sono cose che, per loro disposizione, possono ricevere la sua luce in misura maggiore. La differenza sta nell'accoglienza della luce, ma il raggio è uguale per tutti. Tanto si dà. Il soggetto è sempre l'infinito e ineffabile bene, quanto trova d'ardore, sicché quantunque carità si stende, quanto grande è l'amore, carità, nel cuore umano, tanto cresce sovressa, carità, l'eterno valore. E quanta gente più lassù si intende, si ama. Alcuni codici leggono si incende. Che è bello, ma ha comunque lo stesso significato. Su questo verso, come altre volte, non concordo con le interpretazioni date dai critici. Il Sapegno, quanti più sono coloro che al cielo indirizzano il loro amore? La Chiavacci, quanta più gente lassù nell'Empireo o altri in paradiso si innamora? La mia interpretazione è che non si tratta di amare il cielo o Dio, ma di amarsi vicendevolmente tra esseri umani, ma esseri umani vivi sulla terra, non morti che si trovano in paradiso. È vero che Virgilio dice lassù, ma l'esortazione di Guido del Duca, che ora sta spiegando, era rivolta agli uomini. Non ha senso pensare ai beati in paradiso, a meno che non si intenda che rappresentino, come penso sia, una comunità ideale, come potrebbe, dovrebbe essere quella terrena, ma non è quello che intendono la Chiavacci e gli altri commentatori. Loro pensano ai morti. E quanta gente più lassù si intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende.
È splendida questa immagine dell'amore reciproco tra gli umani, che si espande, si moltiplica in un modo che direi caleidoscopico. Uomini e donne che vivevano così, che erano capaci di questo amore, c'erano ai tempi di Dante e ci sono ancora oggi, ci sono sempre, è che sono pochi. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Anche più avanti, dopo l'importante discorso sul libero arbitrio, Virgilio dirà: poi chiedilo a Beatrice, ma Beatrice parla di altre cose. Procaccia pur, preoccupati soltanto che tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente, per il pentimento, la contrizione, come dicono tutti. Con questo verso si chiude la prima parte del canto, in cui Dante e Virgilio percorrono la scala tra i due gironi, ragionando su quanto sentito nel girone degli invidiosi. E ora l'altro girone. Com'io voleva dicer tu m'appaghe, vidimi giunto in sull'altro girone, sì che tacer mi fer le luci vaghe, gli occhi desiderosi di vedere cose nuove. Ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto. In questa cornice gli esempi della virtù opposta si presentano in forma di visioni estatiche, ovvero che avvengono in uno stato di rapimento all'interno di sé. Il peccato che viene qui espiato è l'ira e gli esempi sono quindi di mansuetudine. Il primo riguarda, come sempre, Maria. Si tratta dell'episodio in cui Maria e Giuseppe, recatisi con Gesù dodicenne a Gerusalemme, lo persero di vista e lo cercarono per 3 giorni. Infine lo ritrovarono nel tempio mentre disputeva con i dottori. Maria non si adirò, ma si rivolse teneramente a lui, come racconta il Vangelo di Luca, che Dante traduce alla lettera. E vedere in un tempio più persone, e una donna in sull'entrar con atto dolce di madre dicer: figliol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo. E come qui si tacque, ciò che pareva prima disparì. Indi m'apparve un'altra donna, con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla, le lacrime, quando di gran dispetto in altrui nacque, dunque lacrime d'ira. E dir: se tu sei sire della villa, della città Atene, del cui nome nei dei fu tanta lite, il riferimento alla lite che vi fu tra Nettuno e Pallade Atena, perché ciascuno voleva dare il proprio nome alla città. E onde ogni scienza disfavilla, e dalla quale si radia la luce di ogni scienza, vendica te di quelle braccia ardite che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. La moglie chiedeva a Pisistrato di far uccidere un giovane che per strada aveva baciato la loro figlia. E il Signor mi parea benigno e mite risponder lei con viso temperato: che farem noi a chi mal ne disira, se quei che ci ama è per noi condannato? Pisistrato è ovunque definito il tiranno di Atene, e Dante lo mette come esempio di mansuetudine e direi anche di saggezza. Se uccidiamo coloro che ci amano, che faremo a quelli che ci odiano? E ora, dopo un personaggio pagano, uno cristiano, il martirio di Santo Stefano, narrato negli Atti degli Apostoli, ma dove, a differenza degli altri due episodi, Dante aggiunge altri particolari. Poi vidi genti accese in fuoco d'ira, con pietre, un giovinetto ancider, forte gridando a sé pur: martira, martira! E lui vedevo chinarsi per la morte che l'aggravava già inver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel porte, orando all'alto sire in tanta guerra, che
che perdonasse a suoi persecutori con quell'aspetto che pietà diserra, apre, che fa nascere la pietà in chi lo vede. Quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che son fuori di lei vere, io riconobbi i miei non falsi errori. Questa terzina, che sembra un gioco di parole, dice qualcosa di molto profondo. Dante distingue tra due realtà, quella oggettiva, le cose che sono vere fuori dalle scene che ha visto all'interno di sé con gli occhi della mente, e quella soggettiva, le visioni che Dante riconosce come errori, illusioni. Ma, e qui Dante è davvero notevole, queste altre cose non sono false. Non sono vere solo le cose che sono fuori di lei, dall'anima, dalla psiche. Sono vere anche queste, soprattutto se si tiene conto che grazie a loro ha acquisito una conoscenza reale. Che i non falsi errori si riferiscono alle visioni estatiche, lo trovate in tutti i commentatori come unica ipotesi. Però c'è anche un'altra, quella dell'ottimo e forse anche di altri antichi che non ho consultato. È comunque strano che non venga neppure menzionata. Secondo l'ottimo, Dante dice che attraverso queste visioni conobbi quanto e in che cosa è permesso di adirarsi. E conobbi veramente chi io avea errato nel modo eccedendo la regola permessa da adirarsi, chiude le virgolette. Quindi l'errore, il vero errore è, secondo l'ottimo, il peccato, ovvero l'ira di Dante. Forse questa interpretazione non è mai stata menzionata perché è ritenuta non plausibile, cosa che peraltro ritengo anch'io, ma la trovo comunque interessante. Lo duca mio, che mi potea vedere far sì com'om che dal sonno si slega. È vero che l'immagine del sonno compare all'inizio e alla fine del poema, ma non sono d'accordo con coloro, e non sono pochi, che ritengono, citando questo verso, la Divina Commedia il resoconto di un'esperienza visionaria, di un sogno. Secondo me si tratta non di sonno, ma di meditazione. Nella meditazione, scrive Krishna sempre in questo libretto, uno vede le cose come sono, vede che il mondo dell'esperienza comune, il mondo degli oggetti solidi, non è il mondo vero, vede che tutto ciò è maya, illusione. Questo, tornando alla terzina precedente, corrisponde perfettamente alle cose che sono fuori di lei vere, ovvero le cose che a guardar bene, o meglio a guardare da questo punto di vista, non sono vere. Sono vere solo fuori dall'anima, nel mondo esteriore. Ci tornerò fra una decina di versi. Intanto proseguiamo. Virgilio, che lo ha visto barcollante, disse: che hai, che non ti puoi tenere, sostenere, reggere in piedi, ma sei venuto più che mezza lega velando gli occhi e con le gambe avvolte, impacciate, a guisa di cui vino o sonno piega? O dolce padre mio, se tu m'ascolti, io ti dirò, dissi io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furon si tolte. Ed ei, se tu avessi 100 larve, maschere dal latino, sovra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni, quantunque parve, anche le più piccole. Virgilio, come abbiamo già visto, legge i pensieri di Dante. Ciò che vedesti fu perché non scuse, tu non possa scusarti, rifiutarti d'aprir lo core all'acque della pace che dall'eterno fonte Dio son diffuse. Le acque della pace sono una metafora in voluto contrasto con il fuoco d'ira del verso 106. E ora una terzina enigmatica, di difficile interpretazione, sulla quale sono stati versati fiumi d'inchiostro. Leggiamo l'intero periodo e poi ne parliamo.
Non dimandai che hai per quel che face chi guarda pur solo con l'occhio che non vede quando disanimato il corpo giace, ma dimandai per darti forza al piede, così frugar, stimolare, spronare, conviensi pigri, lenti, ad usar lor vigilia quando riede, quando si torna a essere vigili. Il senso complessivo è chiaro. Ti domandai che hai per incitarti a camminare più velocemente. Perché questa precisazione? Qui penso che abbia ragione l'ottimo, che ritiene queste due terzine la risposta di Virgilio a una, virgolette, questione tacita che potrebbe muovere l'autore. Se tu vedi i miei pensieri come tu dici, perché dunque mi domandasti che hai? Chiuse le virgolette. Comunque, sulla prima terzina c'è molto da dire. Inizio con leggervi quello che dicono i commentatori e parto dalla Chiavacci, secondo cui l'occhio che non vede è l'occhio corporeo che non vede più nulla quando il corpo è senza vita, a differenza dell'occhio dell'anima con cui guarda Virgilio, chiuse le virgolette. La Chiavacci definisce questa interpretazione una faticosa perifrasi. Non è faticosa, è insensata, anche se l'edizione Boscoreggio la ritiene estremamente banale. Una seconda interpretazione, seguita dalla maggior parte dei commentatori, tra cui Sapegno, legge così: colui che vede soltanto con l'occhio corporeo non vede le ragioni intime dei fatti e, nel caso in questione, non riesce a spiegarsi il perché dello svenimento. Interpretazione ritenuta estremamente stiracchiata da Boscoreggio, che conclude: rassegniamoci anche questa volta a riconoscere che Dante ha usato un'espressione imprecisa. Tra i vari commenti che ho consultato, il migliore è a mio avviso quello di Bianca Garavelli, secondo cui in questi versi Virgilio descrive l'atteggiamento del corpo di Dante mentre viveva l'esperienza mistica. Tuttavia, anche lei ritiene che disanimato significhi svenuto. Ma Dante non è svenuto, camminava con gli occhi chiusi e con le gambe avvolte, ma in quello stato ha percorso più che mezza lega, come Virgilio diceva poco fa. E ora vi dico la mia. A me sembra evidente che si riferisca, come già dicevo, alla meditazione profonda che in India è detta Samadhi. Disanimato non vuol dire morto e nemmeno svenuto. È la condizione che Dante descrive all'inizio del canto 17, quando vedrà gli esempi di vizio punito. O immaginativa, che ne rube ci rapisci, talvolta sì di fuor, com non s'accorge perché d'intorno suoni in mille tube. Nemmeno mille trombe riuscirebbero a distoglierlo. Ed è fuori, come dice Dante. Ma cosa è fuori? Non certo il corpo, l'anima. Come diceva qui, quando l'anima mia tornò di fuori, dall'essere fuori, alle cose che sono fuori di lei vere. Dunque il corpo giace disanimato. Può trarre in inganno la parola giace, ma come dice l'enciclopedia dantesca, si tratta di un verbo ad alta frequenza che è usato in diverse accezioni. E se il significato più frequente è quello di essere sdraiato, spesso viene da Dante usato per dire trovarsi. Quindi qui il corpo si trova disanimato, con l'anima che è fuori. E l'occhio che non vede non è l'occhio corporeo che non vede più nulla quando il corpo è senza vita, ma il cosiddetto terzo occhio, l'occhio della mente, che non è un organo visivo, è un occhio che non vede. E il quando disanimato il corpo giace non è da collegare all'occhio che non vede, ma a chi guarda. Quando disanimato il corpo giace, il meditante guarda pur con l'occhio che non vede.
A proposito di questo discorso, mi è venuta in mente una delle più belle pagine di quel gioiello che è il piccolo principe di Saint-Exupéry, quando la volpe gli confida il suo segreto. È molto semplice, non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Noi andavamo per l'ovespero, le ore della sera di cui parlava all'inizio del canto, attenti oltre, in avanti, quanto potean gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Ed ecco a poco un fumo, fumo, farsi verso di noi come la notte oscuro, né da quello era loco da cansarsi, scansarsi, perché occupava tutta la via. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro. In questo fumo scuro che toglie la vista e l'aria pura sono avvolti gli iracondi. La Chiavacci riporta una bella osservazione di Pietro di Dante. Come dal fuoco naturale sale il fumo e produce oscurità, così dal fuoco spirituale che brucia nel cuore, l'ira, il fumo sale all'intelletto e acceca la nostra mente.